Ciao Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. Danza del ventre a Pistoia. Sì. Come mai questa scelta tua di dedicarti a questa danza e poi a questo spettacolo? La scelta di Pistoia perché volevo far conoscere al Pistoia Festival questo mio grande sogno di voler dare un'interpretazione nella danza in uno spettacolo teatrale. In questo caso meglio che al Pistoia Festival far vedere quello che io voglio rappresentare, Cleopatra, l'ultima regina d'Egitto. Cosicché la danza si può comunque combinare con il teatro recitato. Ecco, hai diversi ruoli in questo lavoro. Sì, in effetti per me è stato qualcosa di innovativo, perché io parto come insegnante di danza orientale e quest'anno ho fatto anche un lavoro in cui di dare molta importanza all'espressività. Non sarà uno spettacolo recitato a parole, ma recitato in modo soprattutto nella mimica, per far capire allo spettatore come si svolge la trama. Senti, è una domanda ovviamente un pochino difficile, però il tema che affrontate è quello di Cleopatra, che era una donna, era un politico, un condottiero anche, in un periodo in cui erano gli uomini a fare le regole. Le fanno anche ora, però sicuramente allora le facciamo in modo drastico. È vero. Forse noi siamo un po' abituati a vedere quello che è nel mondo occidentale, ma diciamo che già anche in quel periodo la donna era molto importante, soprattutto se si vuole guardare nel periodo egizio e greco. La donna comunque intelligente riusciva a poter portare avanti anche la questione politica. Questo è stato proprio l'esempio lampante di Cleopatra, che Cleopatra è stata una donna intelligente, forte, forse l'aspetto appunto proprio dei romani nel nostro mondo occidentale è stato proprio mal visto. Invece è stata una donna che ha portato una grande innovazione nel mondo egiziano orientale. Senti, lavorare con una troupe comunque amatoriale, per una cosa, in un programma così impegnativo di danza, di recitazione, come riesci a... Non è stato così semplice, perché innanzitutto cercare le coreografie, cercare anche il lavoro con gli uomini, perché fino adesso io ho sempre insegnato a ballerine, quindi trovare anche persone che si prestassero, avere anche un po' quello che è il rapporto fisico, no? Nell'interpretare, soprattutto persone così dilettanti, non è stato facile anche il sapere muoversi, anche se non ballano, però hanno comunque delle movenze, delle interazioni con le persone. Quindi mi fa capire che comunque è stata una crescita sia mia personale, ma ho visto anche a livello del mio gruppo, delle mie allieve e anche degli uomini stessi. Tutti si stanno comunque calando nel loro ruolo. Senti, ci puoi ricordare la data e le prevendite, perché so che stanno già andando a ruba questi biglietti, quindi bisogna anche muoversi. Infatti io vi ricordo e vi aspettiamo il 7 di giugno al Teatro Piccolo Bolognini di Pistoia per il Pistoia Festival. Le prevendite potete contattare anche me direttamente, potete vedere le pubblicità sia sul giornale che su Facebook e sono già in grande partenza, manca poco più di un mese. Bene, perfetto. Ti lascio Elisabetta, io vado a fissare il mio biglietto in prima fila e ci vediamo al Bologna. Grazie, ti aspettiamo là. Grazie mille.